Quel sol che pria d'amor mi scaldò il petto, di bella verità m'avea scoverto, provando e riprovando il dolce aspetto. E io, per confessar corretto e certo me stesso, tanto quanto si convenne, levà il capo a proferer più erto. Ma visione apparve che ritenne a sé me tanto stretto per vedersi, che di mia confession non mi sovvenni. Quali per vetri trasparenti e tersi, over per acque nitide e tranquille, non si profonde che i fondi sien persi, tornan dei nostri visi le postille debili sì, che perla in bianca fronte non vien men tosto alle nostre pupille, tali vid'io più facce a parlar pronte. Questo terzo canto del Paradiso ci trasporta dal mondo dell'intuizione mistica in cui sovente è collocata ed imprigionata la nostra idea di Paradiso all'ambito della sua rappresentazione plastica e quindi al suo irrinunciabile nesso con la storia. Innanzitutto Dante non si butta alle spalle la traccia dell'amore terreno per Beatrice. La sua vita si è aperta infatti nella giovinezza a quell'anticipo di paradiso che è l'accorgersi di essere guardato da qualcuno per una preferenza che rende l'esistere un miracolo di luce e di calore singolare ed inesplicabile. Questa esperienza non è l'antefatto destinato all'oblio o all'irrilevanza con cui tante volte l'età matura neutralizza la virulenza di ciò che è stato nel passato di un uomo. Beatrice, il primo amore, non si eclissa dalla memoria del poeta. Non solo, la compagnia che lei ha fatto a Dante nel suo viaggio attraverso la poesia e nell'immersione tumultuosa nel dramma della storia, si compie nel rendersi occasione e tramite del protendersi del poeta verso quel traguardo che pungola l'uomo lungo tutto il cammino dell'esistenza, la conoscenza del dolce aspetto della bella verità, che non coincide quasi mai con l'idea che ci facciamo delle cose e che comincia a far capolino come un frutto imprevisto tra le vicende della vita, quando l'affetto per chi scalda il nostro petto viene avvertito ed accolto come misteriosa sollecitazione a non arrestarsi all'immagine superficiale della realtà. Ecco perché l'amore, anche quello acerbo della giovinezza, è fonte di perenne inquietudine e anche di smarrimento, perché non placa la nostra sete di bellezza e di conoscenza, anzi ne acuisce la febbre, innescando il movimento inarrestabile del desiderio. Ed è per la fedeltà a questo desiderio che si arriva in paradiso, non per la perfezione dei nostri atti, che perfetti diverranno solo nella totale coincidenza dell'essere con la bellezza che lo attira a sé. Nell'attivismo distratto ed eccentrico di chi si aspetta la perfezione dal suo buon operare è inevitabile, anche quando esso vi si approssimasse, quella punta di malinconia e di insoddisfazione che segnano tutte le azioni quando non sono mosse dalla ricerca del proprio vero volto, che si rivela a noi invece solo nell'accoglienza dell'amore dell'altro. E
e la storia delle anime che si presentano a Dante nel primo dei nove cieli, il cielo della luna, è storia di un desiderio tenacemente custodito nel proprio cuore, anche quando esse sono state nella vita terrena violentemente private della possibilità della fedeltà esteriore ad esse. Tutte le anime dimorano nella gloria dell'Empireo, alla presenza di Dio, ma ne discendono contingentemente distribuendosi nei vari cieli per rendere edotto il poeta del nesso tra l'influsso delle virtù dei cieli che predispone il carattere e le inclinazioni della creatura e il gioco della libertà dell'uomo che accoglie o rifiuta questa predisposizione originale. E nel cielo della luna la visione delle anime che si apre alla vista del poeta si delinea con la labile evanescenza delle immagini riflesse su vetri trasparenti e tersi, o con la fioca luminosità della perla sullo sfondo del candore di una pura fronte di donna. L'atmosfera quasi rarefatta del canto, il linguaggio che si dispiega in un lessico ed un ritmo singolarmente musicali e le immagini, tutte elaborate su una essenziale partitura di sguardi e di riflessi di luce, connotano di limpida dolcezza la cronaca della sinistra violenza politica e familiare in cui sono coinvolte le due donne protagoniste del canto. Piccarda Donati, sorella di Forese e di Corso, nonché cugina di Gemma Donati, moglie di Dante, e Costanza d'Altavilla, regina di Svevia e madre di Federico II. Esse in vita non hanno portato a compimento il loro voto, perché impedite dal sordido calcolo di uomini al mal più che bene usi, che le hanno strappate alla dolce chiostra, come racconta Piccarda Donati, lei che aveva consegnato la sua vita a Cristo, fasciandosi del velo e della compagnia delle suore di Santa Chiara, per vegliare e dormire fino alla morte, con quello sposo che ogni voto accetta che caritate al suo piacer conforma. Dunque, sembrerebbe che la beatitudine di Piccarda e delle altre anime che con lei si mostrano in questo cielo siano di grado minore, perché confinate nel cielo più basso del paradiso. Di qui la domanda di Dante, che è il paradigma di ogni domanda sincera sulla propria sorte. Voi che siete qui felici, desiderate voi più alto loco, per più vedere e per più farvi amici. Le domande che nascono dal dolore sono quelle che ci teniamo più strette, perché in esse avvertiamo più viva e più fragile la nostra umanità. Ma quelle che nascono dalla gioia sono più legate alla speranza. La rara felicità con cui a volte il paradiso si affaccia nella vita lancia il nostro desiderio all'infinito, in una tensione inarrestabile verso il più vedere ed il più farsi amici. Così Dante pensa che accada anche qui, nel cielo della luna. Ma la risposta di Piccarda ci dice che la nostra tensione, la nostra corsa, ci sospingono verso un porto sicuro, in cui il desiderio trova non la sua fine, ma la sua pace. Frate, la nostra volontà, quieta virtù di carità,
che fa volerne sol quel ch'avemo ed altro non ci asseta. Anzi, è formale a desto beato essere tenersi dentro alla divina voglia, per cuna fansi nostre voglie stesse. È paradiso dove il nostro desiderare coincide con la divina voglia, e la sua volontade è nostra pace. Il paradiso non è la fine del desiderio, ma il suo perpetuo rinascere nella sua perpetua soddisfazione di fronte allo spettacolo di Dio. Solo nell'avventura di un amore accolto come segno dell'infinito è possibile nella vita avere flebile intuizione della ragionevolezza di questo paradosso.